zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video chiacchiericcio. Come state? Spero bene. Allora, questo è un video chiacchiericcio per parlare un po' con voi, come appunto è stato chiamato. Non l'ho fatto solo io questo video chiacchiericcio, l'ho fatto tanti altri, però voglio dire che mi piace molto fare questi video così. Dunque, sì, lo so, ho le... cercando il sottofondo, quindi mi viene da ridere. Non ci sarebbe nulla da ridere, però a me mi fa ridere il cane che abbaia. Vabbè, niente. Allora, perdonatemi per le occhiaie che veramente mi scendono fino ai piedi. Però vabbè, che se ne importa. Allora, già tanto ho fatto le sopracciglia. Comunque nulla, cosa vi racconto di bello? Vi racconto che stamattina sono stata alla spesuccia. Non ho comprato chissà che cosa. Oddio, cosa ho negli occhi, però vabbè, niente. Non ho comprato chissà che cosa, però... No, non c'ho niente negli occhi. Ho solamente una mia suggestione. Però non penso, perché... Aspettate un attimo, cioè... Lo metteremo qui uno specchietto. Oh, isso. Allora... Vabbè. No, avevo qualcosa nell'occhio, ma non so cosa fosse, quindi vabbè, niente. E quindi non lo so, comunque ho fatto una spesa che tanto non mi ricordo quanto ho pagato, perché ha pagato tutto mia nonna. E io invece ho finito di fare la spesa, mia nonna ha pagato, io ho imbustato tutto insieme alla cassiera, e poi me ne sono andata via dal supermercato e sono andata a prendere delle cose, perché devo far aggiustare una cosa, che non dico cosa, per scaramanzia, non sa mai che la peste, la iella mi circondi, quindi io ve lo comment. E niente, quindi alla fine sono riuscita a farmi aggiustare una certa cosa, che non sto qua a dire che cosa, perché qualcuno qua mi sta mettendo il cuoricino, quindi grazie mille. Cuoricino perché sto parlando di YouTube, ovviamente. E niente, quindi che dire. Ieri appunto, cosa vi ho detto nell'altro video, che mi sa che ve lo ridirò, perché l'altro video si sentiva malissimo. Non so perché, ma vabbè. Lo rifarò da capo quel video, però adesso... Se riesco lo scarico da un'altra parte, che ce l'ho sempre su questo telefono, però forse lo devo scaricare da Google Foto, non ho capito bene. Comunque, se lo trovo quel video ve lo riprendo e ve lo pubblico, se no amen ciccia. Comunque, niente, allora, cosa devo dire? Ah, sì, che ho fatto la spesa, poi sono andata a prendere delle cose e vi stavo facendo appunto vedere che cosa ho preso di buono. Niente ragazzi, allora sono qua per vedere questo video, questo prodotti finiti beauty, perché tanto questo video che ci si trasformerà in prodotti beauty. E ho terminato la prima cosa, questo della Dexal, molto buono. E poi ho terminato, che mi è piaciuto, e fa anche un buon odore, non persiste molto, ma appena sì. Poi ho terminato il Mantovani ed è buonissimo altrettanto, molto buono. Ed è della... Sì, Mantovani, ma che cosa? Bagno doccia, ipoallergenico, neutro, termoprotettivo, più protezione con vitamina A, della Gardenia, diciamo, da Gardenia, come si può dire, formazione Gardenia, molto buono, lavava bene e niente. Fantasmino? Vabbè. No, perché sentivo rumori strani. Allora, finito e incominciato un altro Sensodyne, che mi sto trovando davvero bene. 4,90 questo l'ho pagato in farmacia. Di solito a saponi mi costa di meno o di più, non mi ricordo. Comunque, questo l'ho preso e l'ho già terminato. Non so
se vi posso far rendere conto che l'ho terminato. Già, vedete? Terminato. Sensodyne. Come lo sto mettendo? Boh, vabbè. Sensodyne. Eccolo qua. Poi questo l'ho pagato, invece. Non vi è scritto? Sì, 5,30 euro. Questo mi pare a sapone e profumi. Sì, mi pare proprio di sì. Sapone e profumi, 5,30 euro. Si vedrà mai la confezione di qua. Wow. Sì, 5,30 euro. Cioè, questo è un altro di qua. Poi acqua micellare che è troppo top. Mi sta trovando davvero, ma davvero bene, molto bene. E questo avviso strucca e deterge. No, de scusate, deterge, strucca e idrata e strucca viso, occhio e labbra senza risciacquo. No. Senza risciacquo non mi interessa perché tanto lo risciacquo lo stesso, tranne che quando non sono stanca, ma anche se sono stanca, mi rivado a risciacquare ugualmente, ragazze mie, ugualmente. E questo è, questo qua, ok. Senza residui, però vabbè, io anche residui, piccoli residui vado, no, contorno no, però un altro piccolo proprio di cotton fioc, no, cotton fioc, che dico, dischetti struccanti, vado a rimuovere quel poco che ne è rimasto perché il cotton fioc non mi piace. Se sono i pelucchi sono cavoli, però anche il come si chiama? Sì, il dischetto struccante è la stessa cosa, però vabbè. Comunque, anche questa acqua micellare mi è piaciuta un botto. L'altra la sto utilizzando, però non mi fa impazzire come questa. Questa qua mi piace molto. Poi. E tra l'altro qua ce n'è un flacone da 400 ml prodotto che ce l'ho in scorta, la sto utilizzando perché questa qua, come vedete, non so se si percepisce, ma è ben finita, un goccino, ma chi se ne, pazienza. Poi ce n'è un altro, sì, non di acqua micellare, di shampoo della Fructis Hydra Rich Contour. Boh, vabbè, leggetelo voi questo qua, sarebbe, vedete? No, non si vedrà mai questo. Olio pistacchio, pettina di frutta. Capelli da mossi a ricci, ricci nutriti e definiti. Anti-crespo e anti-umidità. Vabbè, fidiamoci. Sentite a me, io ho trovato ciò che pulisce bene e si sente un leggero profumino di ah, bello, però il resto non saprei dirvi se antiumidità o crespo, perché io un po' di crespo ce la sento anche quando mi lavo i capelli, quindi vabbè, lì è scontato, però che toglie l'umidità non tanto. Ah, cosa? Ce n'è un altro po', vabbè. Casomai questo po' lo finisco e poi ce lo butto, se no ciao ne proprio. Dove lo metto? Qui. E poi quando faccio la doccia mi sapono bene bene, che è meglio. Anzi, io mi sapono bene bene. Bello che l'hai finito. Come mai è finito lì? Boh. Allora, io adesso metto tutto a posto perché voglio evitare il casino qua dentro la mia postazione trucco barra computer. Perché è una scrivania, qua come ho scritto, non è una postazione di trucco, è computer, c'è cioè la scrivania. Come la vuoi chiamare, però è sempre trucco, perché io mi trucco qua, volete che mi trucchi? Boh, vabbè, niente. A parte le polemiche che sto combinando e dicendo da prima, è la verità. È così, ragazze mie. Ah, non so se ve l'ho fatto vedere, ma ops. Da un anno in poi mi ho preso, anzi, mia nonna mi ha preso per giunta. Questo 2023, non so quante volte ve lo faccio vedere. Gli è costata, anzi, gli è costata 6,90 euro. Centesimi, vedete? Sì, già. Ne ho di agenda. Ah, lì dietro vedete che mi ho pulito i pennelli. Non so se si percepisce. Aspettate, vedete di là. No, non si vede, non so. Sì, là abbiamo pulito i pennelli con la spugnetta che ho intenzione di riutilizzare. Non lo so, magari ci riesco, magari no. Però la voglio riutilizzare. La spugnetta per
correttore. Fondotinta non ne utilizzo perché mi funge anche da fondotinta il correttore, volendo. Però lo so, se mi sento la makeup artist, io non sono makeup artist, mi tiro le orecchie e ci vuole. Però è la verità, a me piace sentirmi a mio agio con la spugnetta e il correttore, come correttore che mi funge da correttore, ma sì, anche da primer e fondotinta. Quindi, vabbè, chiudete un occhio per me, fate finta di niente. Ok. Cos'altro? Ah, le sopracciglia le ho fatte con sto pettinino, già ve lo dico, non ho nessun rossetto se non che il burro cacao addosso sulle labbra per l'appunto. Questo mi sta finendo la batteria, vabbè. Vi dicevo, il pettinino per le sopracciglia, questo qua. Poi la matitonsola che mi stava per cadere, la matita che è un mozzicone, vedete, è piccola piccola piccola, eccola qua. E poi per infine questo qua che è un tattoo penna, una penna che mi serve per sempre tema Rimmel, brand Rimmel, marchio Rimmel, che non so neanche che numerazione sia. Boh, che numero è questa? Boh, non ne ho idea. Non lo so, ah, 03, 12 mesi dall'apertura, ok. E questo cos'è? Ah, ok, gel per le sopracciglia, ok. Sì, questo stavo dicendo, scusate, mi sta un po' rinco. Comunque, questo è gel Douglas delle sopracciglia per ricolorarle un po', darle un po' di ridefinizione. E basta, tutto il resto ho fatto solo le sopracciglia, ho fatto un po' un cucunzolo ai capelli che fanno anche, non mi dico cosa, però a me non mi fanno impazzire come l'ho fatto oggi, perché con queste unghie qua, ragazzi, dovete sapere una cosa, sono impedita a farmi la coda, ho tutto quello che voglio fare i miei capelli, sono impedita perché si impigliano tra queste unghiette belle che ho e che amo tanto, però appena torno normale non sono più impedita, torno normale nel senso che senza queste unghiacce qua, che non ci riesco, sono belle per l'amor di Dio. Ma sono scomode, quindi vabbè, niente. La borsetta dei trucchi è rimasta qua, ovvero la pochette, perché, raga, finché non mi trucco la borsetta rimane qui. E già, è così. Non voglio disfare questi trucchi, questi sì, di questi trucchi, ciaone. Non voglio disfare queste unghiette, perché vedete che non sono. Sono belle, ma sono scomode. Boh, vabbè. Volevo per forza il gel semi-permanente, però alla fine mi ho fatto una cosa che alla fine mi è costata cara. Non cara in forma di denaro, no. Cara in forma di comodità, perché la comodità anche un prezzo, quindi sì, ragazze, questo è troppo scomodo, non me ne farò mai più. La mia estetista se mi sente messa in cavolo, poi dice è andato che te l'ho voluto fare, peggio per te. Avrà ragione, ma io l'ho voluto fare perché le vedeva tutte, ma adesso non me le faccio più, sono troppo scomode. Perché, raga, tenete conto che quando io vado a fare i capelli mi si impigliano, quindi come devo fare non lo so neanche io. Mi si sconciano, boh, vedete? Non so se si capisce. No, non si capisce, comunque sfalza un po'. Perché siete storte? Vabbè. Comunque adesso tra poco chiudo il video, perché siamo già a 13 minuti di video che parlo. 13 minuti di video che parlo. Cos'altro voglio dirvi? Che mi sta mancando un mondo a truccarmi, però appena posso mi trucco. Già. Anzi, lo ripeto in questo video perché non so se l'altro video che ho registrato si sente malissimo l'audio, riuscirò a pubblicarlo. Ma in qualunque modo, ad ogni modo, se riesco a caricarlo, quell'altro video, e recuperarlo, ve lo pubblico anche se si sente male. Vi prego, abbiate pietà. Al massimo la prossima volta riregistro con queste cuffiette che ho qua, ok? E niente, ragazzi, questo era tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Un bacio, ciao.
Ciao. Zombie apocalypse.